Yali dena yari niyana yelarani ano yali Yaramina yulerano yo yele roteya Yuri yarani niyana nerina amare Yalarani anche ruani anonoraru Yorini anonini aloreani nenna maie Venarai anche maioroto Spiritinga analtini anoiele Mialaraiena yarana yura Moriano enumanio nielo yerrano yana yo Serani anina la yane lani almunano Yalore yano ayoranu Ma la yore nianu Ricordate gli antichi tempi? Quando avete incominciato il cammino e adeguatevi a quanto è stato in voi seminato fin dall'inizio, perché si è sviluppato il seme e porti il suo frutto. È un testo della lettera agli Ebrei. Signore, tu vuoi ricordare i primi giorni in cui abbiamo assistito alla semina in cui siamo stati illuminati, in modo da rivigorirci nel ricordo, nella memoria dei primi giorni e trovare sempre grazia per camminare avanti. E allora, fratelli e sorelle, invochiamo lo Spirito Santo, senz'altro, perché facciamo precedere l'insegnamento alla preghiera che sarà poi sviluppata nel pomeriggio dopo i gruppi di studio. Allora, si è invocato lo Spirito Santo su di me e su tutta l'assemblea. Prima ai Tessalonicesi 5, 12, 13.
primo testo è riguardo a me, Signore mi ha scelto, fin dal grembo materno, e mi ha mandato, come detto qui in 5, ecco, prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce ti avevo consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Poi l'altro? Legge. Vi preghiamo poi, fratelli, di avere riguardo per quelli che faticano tra di voi, che vi sono preposti nel Signore e vi ammoniscono. Trattateli con molto rispetto e carità a motivo del loro lavoro. Vivete in pace tra voi. C'è un altro testo di Isaia 49:3-4. Vedete se l'ho provata. Mio servo, tu sei Israele sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto in vano, forticato per nulla, in vano consumate le mie forze. Ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Bene, e allora sediamo un po' tutti. Siamo in famiglia. Il discorso nostro non è cattedratico, ma è familiare. Con la lettura del testo che trovate proprio qui davanti a voi, è un testo tratto dall'Apocalisse, una delle sette lettere, quella inviata a Smirne, contiene proprio nel centro questa parola e il Signore Gesù che scrive alle sette chiese dell'Asia. Giovanni dà l'indirizzo alle sette chiese e dice che Gesù, il testimone verace e fedele, il primogenito dei morti e il principe del re della terra, vuole parlare alle sette chiese. Sono le chiese dell'Asia minore. È bene inquadrare il discorso di Gesù. Sono le chiese di Efeso, la capitale dell'Asia, una grande metropoli, la chiesa di Smirne, anche questa grande, la chiesa di Pergamo, una bella chiesa dove la comunità abita in una condizione buona dal punto di vista sociale, Tiatira, dove Paolo aveva incontrato e incontrerà, già aveva incontrato Lidia, la trafficante di porpora, Sardi, una piccola chiesa, Filadelfia pure una piccola chiesa, e Laodicea, una chiesa non molto vasta, però a cui Gesù indirizza un discorso che fa anche per noi. La condizione di queste chiese, in genere, sono chiese non composte da molte persone. Quando noi pensiamo alla chiesa di Palermo, pensiamo a una chiesa di 1 milione, 1 milione e mezzo di abitanti. Ma le chiese di questo tempo sono chiese con 200, 300 anime, gruppo, possiamo dire. Quanto è il nostro gruppo, tanto è la chiesa di Efeso o di Tiatira. Quanto è la chiesa di Colossi, è un gruppo, 50, 60 persone, un gruppo nostro.
Poi le chiese si moltiplicheranno, però le chiese sono molto unite, vivono in un mondo pagano e hanno assorbito un modo di fare pagano, si sono raffreddati nella fede iniziale e tante dottrine false sono entrate nelle chiese, cioè Satana sempre presente ha inficiato la Chiesa nella dottrina e nella morale. In molte chiese ci sono nicolaiti, ci sono doceti, ci sono cerintiani, cioè le prime chiese, le prime tendenze eretiche, gnostiche, che si infiltrano nella Chiesa. Il diavolo attacca la dottrina, c'è una grande presenza del maligno in tutte queste chiese, come rilevato dalla lettura dei testi, ma anche attacca la morale. C'è Jezabele che in una chiesa si comporta male, nella chiesa di Tiatira, ma anche ci sono infiltrazioni nella chiesa di Pergamo, nelle altre chiese, dove si insegna la dottrina di Balaam a Balak. Ricordate l'episodio dei Moabiti, quando Balaam non poté vincere Israele con le maledizioni, vinse Israele con di indurre il popolo alla licenziosità e immettendo le Moabiti in mezzo ai soldati, i quali così attirarono l'ira di Dio. Per cui c'è una infiltrazione di male a livello dottrinale e a livello così pratico, morale. Questa è la condizione in cui si trovano tutte e sette le chiese, chi più, chi meno. Gesù, il primogenito dei morti, si rivolge alle sette chiese e si rivolge agli angeli. Gli angeli sono gli angeli tutelari delle chiese. Alcuni pensano che siano i pastori delle chiese, però più probabilmente sono gli angeli tutelari che ogni chiesa ha dal Signore. In queste sette chiese ci sono sette candelabri, uno per ogni chiesa, ci sono i sette spiriti che partono da Gesù, è lo Spirito Santo, settiforme, che parte da Gesù. Lo schema è sempre quello: prima c'è il riconoscimento del bene, che la Chiesa ha il positivo, poi la parte negativa, il male che c'è. Segue il rimprovero, segue la lode e poi la promessa, l'ammonimento ultimo. State attenti a quello che lo Spirito dice alle chiese. Le chiese, ve l'ho detto, sono Efeso, la capitale, Smirne, Pergamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia e Laodicea. In tutte le chiese Gesù, il primogenito dei morti, ha da ridire in tutte le chiese, eccetto in due, in quella di Smirne e in quella di Filadelfia, dove quasi tutto è al positivo, quasi tutto è al positivo, ma in tutte le altre chiese c'è il bene e il male. Il testo che noi prendiamo è del terzo capitolo, la Chiesa di Sardi. Un po' di tutte le chiese sono in noi,
Noi non sappiamo se ci dobbiamo così identificare con la chiesa di Efeso, dove non c'è il fervore di prima, dove siamo decaduti dallo stato bello in cui eravamo all'inizio, oppure se ci troviamo a Smirne, dove c'è una sinagoga di Satana che si infiltra, o a Pergamo, dove ci sono quelli che seguono la dottrina di Balaam, e dove ci sono quelli che consigliano Balak. Anche questo c'è nel nostro gruppo. Non sappiamo se ci troviamo a Tiatira, dove ci sono le profondità di Satana, oppure a Sardi, su cui ci fermiamo, oppure a Filadelfia, una bella chiesa, o piuttosto ci troviamo alla Odissea, su cui ancora ci fermeremo. Un po' di queste chiese è nel nostro gruppo, ma volendo restringere, noi iniziamo il discorso familiare da quel testo che trovate qui scritto e che appunto tratto, come abbiamo notato, dalla chiesa di Sardi, che leggiamo così. Così parla colui che possiede i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Conosco le tue opere. Ti si crede vivo e invece sei morto. Non è una bella, non è un bel elogio, eh? Svegliati e rinvigorisci ciò che rimane o sta per morire. È il testo su cui mediteremo. Perché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Ricorda dunque come hai accolto la parola, osservala e ravvediti, perché se non sarai vigilante, verrò come un ladro senza che tu sappia in quale ora io verrò da te. Tuttavia, Sardi, vi sono alcuni che non hanno macchiato le loro vesti. Sono alcuni, non è la maggioranza. Essi mi scorteranno in vesti bianche perché ne sono degni. Il vincitore sarà dunque vestito di bianche vesti. Non cancellerò il mio nome dal libro della vita, ma lo riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai tuoi angeli. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Dove notiamo alcuni particolari che valgono anche nelle altre chiese, perché alcuni particolari sono sottolineate e dobbiamo averle sempre davanti ai nostri occhi. Le vesti bianche sono la carità e la purezza, sono la fede che rivestono il cristiano. Si parla sempre di vincitori, dunque siamo in un clima di combattimento. In tutte le chiese abbiamo la corona che Dio dà a chi vince. La vita allora nel gruppo, la vita nella chiesa, è un combattimento contro Satana, contro il mondo e contro la carne. È bello quel testo che viene un poco ripetuto per le altre chiese,
il nome scritto nel libro della vita. Noi abbiamo un nome. Il nostro nome è scritto nel libro della vita. Diceva Gesù ai discepoli, che erano gongolanti di gioia perché gli spiriti cattivi erano loro sottomessi, non gioite per questo, ma gioite piuttosto perché i vostri nomi sono scritti in cielo. C'è il libro di Dio, il libro della vita, dove sono scritti i nostri nomi. Tutti quelli che non si trovano scritti nel libro della vita, ossia nella nuova generazione dei figli di Dio, sono i figli della resurrezione, tutti questi non entreranno a possesso del regno. Già il nome è scritto. E allora che avviene il riconoscimento, Gesù diceva, coloro che me ne riconosceranno davanti agli uomini, io li riconoscerò davanti al Padre mio. È il riconoscimento della figliolanza, come qui ci abbiamo il riconoscimento della paternità, così anche in cielo il Padre farà il riconoscimento della propria paternità. È stato lui a mettere il seme divino, il suo spirito che ha dato i figli di Dio, ha fatto germinare i figli di Dio. Altre volte invece è detto che il nome sarà un nome nuovo, inciso su una pietruzza bianca, su un bellissimo diamante fulgente. Alle volte il nome è scritto sulla fronte, il nome del Padre. Comunque si parla del nome. Ognuno di noi ha un nome davanti a Dio, con cui sarà chiamato per l'eternità, perché si tratta di una nuova vita. Come noi qui su questa vita terrena, labile, che dura 70, 80 anni, 100 anni, abbiamo un nome per identificarci, nella vita che dura per tutta l'eternità abbiamo un nome nuovo, che ognuno di noi conosce, scritto su una pietra bianca, la pietra bianca che veniva data al vincitore nelle corse atletiche. Gli veniva consegnata una pietra bianca. A noi il Signore consegnerà dopo la vittoria nella corsa, nel combattimento, se abbiamo vinto, la pietra bianca con il nome scritto, quello nostro. Sulla fronte avremo il nome del Padre e poi confronteremo il nostro nome scritto nel libro della vita. Ma al particolare, perché ci interessa sentire quello che lo Spirito dice alle Chiese, quello che lo Spirito dice al gruppo nostro oggi, quello che lo Spirito dice a ciascuno di noi oggi. Iniziamo dal testo. Svegliati. Dunque siamo nel torpore. Svegliati. Il torpore. Da che cosa viene il torpore? Ci siamo assuefatti, come le 10 vergini aspettando lo sposo. Però 5 avevano l'olio, 5 non avevano l'olio. Comunque tutte dormirono, sonnecchiavano. Il Signore dice svegliati. E dà forza a ciò che ancora rimane. C'è ancora del fuoco sotto le cenere. C'è ancora della vita in te. Svegliati e rinvigorisci le tue forze. Soffia sul fuoco che è dentro di te e che sta per morire.
io non ho trovato in te le opere perfette che il Padre vuole, quelle dall'inizio, quando hai accolto la mia parola. Dunque c'è uno stato di tiepidezza e di torpore. Stato di tiepidezza e di torpore che ritorna nella lettera ai Laodicesi, dove è detto: io sono l'Amen, tu sei non freddo, non caldo, sei tiepido e per questo io comincerò a vomitarti dalla mia bocca. Tu ti credi ricco e sei povero. Tu dici in cuor tuo: mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. E con l'illusione in cui facilmente i nostri gruppi cadono, illusi dalle meraviglie di Dio, che non mancano mai, che sono i segni che accompagnano il nostro cammino. Crediamo che per merito nostro noi abbiamo questi segni di Dio, mentre i segni denotano un segnale che Dio dà a tutti, per dire: io sono qui in mezzo a voi, ma voi siete lontani da me. Rinvigorisciti, prendi forza da me. Sono dei richiami, queste meraviglie che noi abbiamo. Non sono segni in cui Cristo manifesta la sua compiacenza, ma sono segni con cui Cristo ci esorta a svegliarci, a guardare a Lui presente in mezzo a noi, perché noi camminiamo più speditamente nella via tracciata. E allora vogliamo noi esaminare il nostro stato. Mettiamo da parte quanto finora abbiamo detto, riproponiamo il testo: rinvigorisci ciò che rimane o sta per morire, perché tu sei tiepido, perché tu stai morendo, perché quello che rimane in te si sta sfaldando, perché non sei rimasto nella carità di prima, nel fervore di prima, e le opere che io trovo in te non sono così perfette come le prime opere con cui tu avevi iniziato il cammino. Il nostro gruppo, secondo la parola del Signore, ha bisogno di prendere forza, perché è un gruppo fiacco, è un gruppo così dormiente, è un gruppo tiepido. Non dobbiamo farci molte illusioni, perché la illusione è la cosa peggiore che possa capitare a una persona, possa capitare a un gruppo. La illusione porterà inevitabilmente alla delusione. E allora apriamo gli occhi ed esaminiamo in quale stato noi ci troviamo, prima come individui e poi come gruppo. Tutto quanto è stato detto si riduce a uno stato di torpore in cui il gruppo si trova e in cui tutti, più chi meno, noi ci troviamo,
Che cos'è il torpore spirituale che altrove viene detto tiepidezza, ma che qui è indicato come torpore, come sonnolenza, come svogliatezza? Prima ne parliamo un momento a livello individuale, il torpore individuale. Quali sono i segni del torpore spirituale in una persona che già ha ricevuto l'effusione e il quale uomo, individuo, la quale persona deve temere quello che è detto nella lettera agli Ebrei, capitolo 6, dove il testo recita che coloro i quali hanno ricevuto la illuminazione e hanno ricevuto le brezze dello Spirito, se poi si raffreddano, si intorpidiscono, è difficile, una volta caduti da quello stato, riportarli allo stato di prima. Ci vuole un intervento particolare di Dio, perché la pioggia è caduta su quel terreno arido, e se dietro alla pioggia caduta quel terreno arido ha prodotto erbe, erbacce, se caderà altra pioggia, continuerà a produrre quelle che ha prodotto. Per cui è difficile che si ritorni allo stato di prima. Questo per metterci in guardia contro il pericolo mortale che noi corriamo con il torpore. Diceva San Francesco di Sales, è più facile condurre un peccatore alla penitenza che una persona tiepida e torpida allo stato di prima. E parlava per esperienza. Io, per grazie di Dio, ho assistito a tante conversioni di persone fredde, di persone lontane da Dio, ma pochissime persone sono passate dallo stato di tiepidezza allo stato di fervore. Ecco il pericolo mortale che noi corriamo quando ci lasciamo andare, quando ci intorpidiamo, perché cadiamo in una illusione, in un adagiamento che ci piace, in un compromesso tra la vita vecchia e la vita nuova, facciamo simbiosi per cui siamo contenti di vivere la vita nuova, siamo contenti di vivere la vita dell'uomo vecchio, viviamo in questa simbiosi e non andiamo avanti. Invece bisogna svegliarci e uscire dalla indecisione. C'è uno spirito particolare, un demonio, che noi incontriamo, è il primo nel nostro cammino, è lo spirito di indecisione, che è spirito di pigrizia, il quale ci fa battere a destra e a sinistra e non ci disincaglia proprio dallo stipite in cui noi ci troviamo. È come una porta fissa che sbatte ora a destra, ora a sinistra. E allora dobbiamo svegliarci da questo stato di torpore in cui noi ci troviamo. A livello individuale, quali sono i segni del torpore? I segni del torpore sono innanzitutto, a livello individuale, la preghiera, la prima P, preghiera. La preghiera è fiacca,
fiacco. Hai tre livelli. A livello personale, fiacco. Non troviamo più gusto. A livello comunitario, non troviamo più gusto alla preghiera fatta in comune. Ci sembra scipita, non mi dice più niente. O alla preghiera ecclesiale, dimensione liturgica, siamo svogliati nel partecipare alla Santa Messa, nel partecipare alla preghiera liturgica della Chiesa. E la dimensione individuale, la dimensione comunitaria, il gruppo, e la dimensione ecclesiale che viene intaccata. Viene intaccata nella preghiera, preghiera fiacca, in queste tre direzioni, sia quella personale, sia quella comunitaria, sia quella ecclesiale. Tutte queste tre osservazioni meriterebbero un lungo discorso che qui non possiamo fare, ma che potremo avere modo di riprendere. Ancora, manca la seconda P, la parola. La parola di Dio non dimora dentro di noi. Prima avevamo il gusto della parola. Cercavamo la parola di Dio. Invece non abbiamo più il gusto della parola. È importante perché la parola è l'alimento della vita. Quando non cerchiamo più la parola di Dio, quando sentendo la parola di Dio la lasciamo cadere, quando non crediamo alla profezia, e allora questo mancato contatto con la parola di Dio, che è vivificante, che è come una spada tagliente, che penetra fin nel profondo e separa il bene dal male, ecco che ne viene di fuori uno stato di tiepidezza. È la seconda P. La terza P è la profezia, manca la profezia. Che significa profezia? La vita profetica. Ognuno di noi è profeta del Signore. Qui per profezia non intendiamo il versetto indicato da colui che è il dono. Non intendiamo l'ascolto di una profezia in un gruppo, ma parliamo della profezia vita. La vita del rinnovato è una profezia. Noi dobbiamo vivere come profeti. Siamo un popolo di profeti. La nostra vita non può essere muta, ma deve essere parlante. Io ti ho costituito profeta in mezzo agli altri. La tua vita deve parlare, deve denunziare il male, deve annunziare il bene. Tu sei un Vangelo vivente, tu sei la lettera scritta da Dio agli uomini. Gli uomini debbono poter leggere nella tua vita la volontà di Dio, quello che Dio dice agli altri. Quando la nostra vita non è profetica, e allora è il segno che noi siamo decaduti dallo stato profetico in cui siamo stati costituiti, siamo ritornati ad essere l'uomo vecchio. Sono le tre P che dobbiamo esaminare per noi, nel nostro esame particolare applicato alla vita individuale. P, prima, preghiera, tono della preghiera. P, due, parola, amore alla parola. P, tre, profezia della vita. Quando sono fiacche
le tre P, e allora noi abbiamo il torpore, abbiamo la tiepidezza, e dobbiamo insorgere. Questi sono i segni nella nostra vita individuale. Quali sono le cause che hanno prodotto questo torpore? Vediamo quali sono le cause. Ci sono diverse parole classiche che vengono usate oggi, ma soltanto le diciamo, non approfondiamo, sebbene siano come assi portanti nel cammino spirituale: la necrofilia e la biofilia. Sono termini nuovi. L'uomo posto al centro della vita rinnovata può andare indietro verso il male, verso l'uomo vecchio, e un ritorno all'Egitto. Necrofilia perché è amore alla morte, amore cioè allo stato che dà la morte, all'Egitto che produce la schiavitù, mentre l'uomo che va avanti è detto l'uomo biofilo, colui che ama la vita, andare sempre avanti verso la terra promessa. Comunque in questo cammino di biofilia, ossia amore alla vita, in cui noi ci troviamo, noi che siamo usciti dall'Egitto, ecco che siamo nel deserto. Nel deserto c'è l'attrazione dell'Egitto, l'attrazione della terra promessa. Chi ritorna verso l'Egitto è dominato dalla necrofilia. Chi è proiettato verso la terra promessa è dominato dalla biofilia. Termini nuovi, ossia termini che esprimono nuove mentalità nel cammino della perfezione. Lasciamo i termini e diciamo quali sono le cause. Io dico, noi siamo nell'esodo, si ripete in noi l'esodo, usciamo dall'Egitto, dall'uomo vecchio, e andiamo verso l'uomo nuovo, nella giustizia e nella santità della vita. E come nel deserto, noi abbiamo i fenomeni che colgono coloro che camminano nel deserto e che colsero gli ebrei nei 40 anni di pellegrinaggio: la stanchezza. Tante volte ci stanchiamo a camminare. La delusione. Tante volte siamo delusi. Delusi degli altri, della compagnia, delusi di noi stessi che non andiamo avanti con i nostri difetti, i nostri peccati, delusi di Dio perché non ci viene incontro. Credevamo di trovare qualche cosa di nuovo e di grande, la restaurazione del regno, il dominio di Dio nella nostra vita, e invece siamo rimasti delusi. I discepoli di Emmaus, noi speravamo, erano delusi. Gli occhi non potevano vedere il compagno che si era giunto a loro, che era Gesù. Ricordare quanto abbiamo lasciato, e i nostri occhi non vedono qui niente. Man, man, man. Cibo spirituale che non sazia, non soddisfa completamente, perché è leggero,
Seconda tentazione, Amalek. Amalek, che scende dalla montagna e impedisce il cammino. E sono gli abitanti del deserto, sono tutti gli spiriti malvagi che provò anche Gesù nelle tre tentazioni del deserto. Come Cristo fu tentato, come il popolo ebraico fu tentato nel suo cammino, Israele, così anche noi, ciascuno di noi, è tentato. È tentato. Perché viene Amalek e vengono anche i popoli che abitano nel deserto e ci impediscono il cammino. E noi dobbiamo combattere e siamo stanchi di combattere. E poi c'è l'altra tentazione, Moab, la carne. Dei moabiti che penetrano sul consiglio dato da Balaam a Balak, la carne che ci seduce. Abbiamo su per giù le tre tentazioni, o meglio le tre concupiscenze che ti affacciano e impediscono il cammino. Sono le tentazioni del mondo che si infiltrano in noi. Ecco le cause della tentazione. Quello sia della tiepidezza e del torpore a livello individuale. Il Signore ci viene incontro a chiunque è in uno stato di torpore. Il Signore dà un rimedio. Vedremo i tre rimedi che il Signore darà alla Chiesa dell'Odissea. La dà al gruppo e la dà a ciascuno di noi. Comunque accenniamo ai rimedi che Dio diede agli ebrei che camminavano nel deserto. Diede la manna, l'Eucaristia, diede l'acqua, lo Spirito che ci porta alla penitenza, diede le armi per combattere. Il Signore ci viene incontro. Ci viene incontro con i sacramenti, ci viene incontro con i carismi, ci viene incontro continuamente con il suo aiuto. Per chi è in cammino nel deserto, sempre troverà Dio a disposizione, per cui i rimedi noi l'abbiamo. Abbiamo accennato i segni, abbiamo accennato le cause, abbiamo accennato appena ai rimedi. Adesso consideriamo tutto questo a livello comunitario, a livello di gruppo. Il nostro gruppo è tiepido o no? Dobbiamo ricordarci di quella parola che troviamo nell'Esodo, capitolo 17, alle acque di Meriba. Tutti dobbiamo ritornare a Meriba, davanti alla roccia. Mosè batte quella roccia e fa scaturire l'acqua. Quella roccia è Cristo, l'acqua è lo Spirito. Però si domandò Mosè e lo chiese a tutto il popolo: c'è il Signore in mezzo a noi, sì o no? È un'interrogazione che dobbiamo farci ogni volta che noi ci raduniamo. Quante volte noi ci raduniamo? Almeno una volta alla settimana per la preghiera. E almeno una volta alla settimana
dobbiamo interrogarci come gruppo. Siamo alle acque di Meriba, nel pieno del deserto, dobbiamo interrogarci, c'è il Signore in mezzo a noi, sì o no? Abbiamo la roccia? Abbiamo il bastone? Abbiamo colui che percuote la roccia? Abbiamo colui che fa scaturire l'acqua? C'è Dio in mezzo a noi, con il suo spirito, sì o no? Sì, è molto facile dirlo. Però l'interrogazione va posta per metterci continuamente in crisi. Un gruppo che non si mette in crisi è condannato alla tepidezza. Metterci continuamente in crisi. Ecco una parola che dobbiamo ricordare. Metterci in crisi ogni giorno. Come l'altra parola che dobbiamo ricordare è andare sempre avanti. Come dice Gesù, chi mette mano all'aratro e guarda indietro all'Egitto non è degno del regno dei cieli. Terza parola che dobbiamo ricordare, andare controcorrente, controcorrente. Ossia il nostro cammino è controcorrente, si tratta di risalire il fiume fino alla sorgente, non di scendere verso la foce, verso il mare è la vita, il mare è il mondo, la sorgente è Cristo. Vita. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Grazie Signore, perché tra le 8 beatitudini tu hai proposto all'assemblea queste 2 beatitudini. Beati, o Signore, quelli che sono nella mitezza, perché la terra appartiene a loro. Tu di te stesso hai detto, imparate da me che sono mite ed umere di cuore. Fa che anche noi siamo miti di cuore. E tu hai detto, beati coloro che fanno la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Ti chiediamo, Signore, di essere miti, misericordiosi, amorosi con tutti. Ti chiediamo di essere in pace gli uni con gli altri. Fa che riportiamo nel nostro gruppo la mitezza, l'umiltà e la carità. E su queste 2 ruote che cammina il gruppo, umiltà e carità. Gloria e gloria a te, oh Signore. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio e chi ama colui che ha generato ama anche chi da lui è stato generato. Da questo conosciamo di amare i figli di Dio. Chi amiamo Dio e ne osserviamo i comandamenti. Perché in questo consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. Tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo, la nostra fede. Signore, tu vuoi da noi fede e amore, fede in te, perché con la fede noi contrastiamo gli strali del nemico che non ci possono penetrare nel cuore, e con la fede possiamo vincere il mondo. Chi è che vince il mondo? La nostra fede. Ti chiediamo, Signore, una fede grande, una fede ardimentosa, e ti chiediamo l'amore, la carità,
perché nel Vangelo della carità è la nostra vittoria, perché è il segreto per poter penetrare e fare penetrare il tuo regno nei cuori degli uomini. Ti chiediamo, Signore, questa fedeltà alla carità e questa fedeltà alla umiltà e alla fede. Fa che abbiamo una fede umile, ma una fede potente. Se noi crediamo, vinciamo il mondo. Se noi amiamo, vinciamo il mondo, perché nulla può resistere alla fede e all'amore. Lode e gloria a te, oh Signore. Signore, aumenta la nostra fede. Riprenda la forza le vostre braccia. Voi in questi giorni ascoltate queste parole dalla bocca dei profeti. Oggi viene fondata la casa del Signore degli eserciti con la ricostruzione del Tempio. O Signore, tu ci parli di ricostruzione. Ogni giorno dobbiamo costruire la fabbrica di San Pietro in Vaticano, e da 4 secoli si viene costruita e ancora la costruzione non è completa, tanto che esiste il dicastero della fabbrica di San Pietro, un ufficio, la fabbrica di San Pietro. Signore, noi siamo in continua fabbricazione del tuo tempio che siamo noi. O Signore, dacci la grazia di poter costruire, però fa che mentre uno costruisce, l'altro non demolisce. Lode e gloria a te, oh Signore. E allora, fratelli e sorelle, diamo spazio, dopo questa breve preghiera, a completare quanto dicevamo questa mattina molto brevemente, e poi a una discussione fraterna su quello che è stato così l'insegnamento di oggi, la giornata di oggi, e sui problemi che assillano la nostra comunità. Perché è bene che noi ci ridiciamo in modo da camminare insieme, e dove ognuno possa anche esprimere le loro opzioni, esprimere quello che desidera, mettere insieme tutto quello che abbiamo nel cuore, non per demolire, non per impedire, ma per ricostruire. E allora dicevamo questa mattina quali sono i rimedi che il Signore ci offre contro il torpore che produce in noi tiepidezza nella preghiera, tiepidezza nella profezia della vita, ossia nella testimonianza, tiepidezza nell'accogliere e far vivere la parola. Il Signore dice, ti consiglio quello che tu devi fare, innanzitutto togliete le illusioni in cui tu sei, tu ti credi ricco e invece sei povero, sei miserabile, sei un nulla tenente, e allora hai bisogno che tu abbia quello che io voglio darti, e ti prometto che se tu obbedirai a quello che io ti dico, se tu domanderai a me quelli di cui hai bisogno, tu potrai cenare con me, potrai stare con me nella casa di nostro padre, anzi ti farò sedere sul mio trono, ossia ti rendo così commensale mio, partecipe della mia gioia, della mia felicità, ti rende partecipe della mia vita. E allora quali sono le 3 cose che il Signore ci vuole dare e che noi dobbiamo chiedere, perché dice il Signore tu devi comprare,
come si va per comprare? No, per comprare ci vuole denaro. Signore non ce lo dà gratis, vuole che noi compriamo. Compriamo con la preghiera, compriamo col sacrificio, compriamo col desiderio. Ossia dobbiamo mettere qualche cosa per comprare dal Signore. Per cui sì, il Signore dà, diciamo, gratis, in certo qual modo, perché sono incommensurabili i doni che il Signore ci dà, però vuole che noi chiediamo e noi compriamo, cioè con un certo sacrificio noi ci presentiamo a Lui offrendo quello che è il nostro potere per ottenere da Lui. Quello che Lui ci darà è più grande di qualsiasi somma, però quello che noi abbiamo dobbiamo darlo a Lui perché Egli ci dia le tre cose di cui abbiamo bisogno. La prima cosa è l'oro, comprare l'oro. A che cosa serve l'oro? L'oro serve a tutto. L'oro è la cosa più bella nel commercio. Chi ha possiede oro possiede in mano tanta ricchezza. E la nostra ricchezza è l'amore. Dobbiamo chiedere l'amore, la carità. Senza la carità non facciamo niente. Però non è una carità così comune. È oro passato al fuoco, raffinato. L'amore puro, perché c'è un amore anche non puro, nel senso che è mescolato con argento, come avviene in natura, è mescolato con bronzo, è mescolato con altre materie meno eccellenti dell'oro. E allora si fa così che l'oro si raffina al fuoco. Mai avete assistito alla fusione dell'oro? No. Ma avete assistito come la ganga si separa dall'oro? Si mette la fornace, bisogna riscaldare fino ad oltre 1000 gradi, 1050, e allora è che l'oro fonde e lascia liberi gli altri elementi, diventa liquido e allora si separa dall'argento, si separa dal ferro che fonde a 1500, si separa dal rame che fonde ad altra temperatura, così a poco viene separato dagli altri elementi quando noi osserviamo la temperatura giusta che è 1050 e il grado di fusione. Tolta la ganga e tolta gli altri elementi resta l'oro puro. E quest'oro pure che il Signore vuole, l'amore puro, non mescolato ad altri elementi meno buoni, ad altri elementi deteriori che possono offuscare la bellezza dell'oro. È la carità che dobbiamo avere. Il Signore vuole che noi compriamo la carità da Lui, la cap, che non è filis e non è eros. Ricordiamo sempre i tre grandi verbi, eran, filein, agapan. Sono i tre modi con cui noi possiamo esprimere l'amore. Il Signore vuole l'agapan, cioè l'agape, il dono, l'amore puro, l'amore vero, quello che Lui ha per noi. Chiediamo al Signore questo amore, perché con l'amore faremo tutto. L'amore verso Dio, l'amore verso i fratelli, l'amore verso la Chiesa, l'amore verso il mondo. Le quattro dimensioni dell'amore. C'è una quinta dimensione, che è quella verso la natura, che aveva in grado altissimo San Francesco. Amava tutte le creature, frate Sole e sorella Luna. Possiamo anche mettere quanto nella palma di una mano l'amore che dobbiamo avere noi
che ci ricordano le cinque piaghe di Cristo, che ci ricordano appunto le dita della mano, l'amore a Dio, l'amore ai fratelli, l'amore alla Chiesa, l'amore al mondo degli uomini, l'amore alla natura. L'amore che procede da Dio, però i primi due amori sono quelli più nobili. L'amore a Dio e l'amore agli uomini, che sono due aspetti di un medesimo amore e formano oggetto del precetto del Signore: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, amerai il prossimo tuo come te stesso. O come meglio dice Cristo, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Da questi due comandamenti dipende tutto, ed è con l'amore che noi mostriamo che Cristo è il Signore, e con l'amore che noi convertiamo il mondo a Cristo Signore. La seconda cosa che dobbiamo comprare è la veste bianca. Cos'è la veste bianca? La veste bianca è la grazia di Dio. L'amore è la grazia, la santità della vita. Dobbiamo cioè noi vestirci di vesti bianche, la veste della purezza. Ricordate al banchetto delle nozze del grande re, si va con la veste bianca. Quando i servi andarono e chiamarono tutti quelli che trovavano per la strada, e il banchetto fu pieno di commensali, il re passò per tutti i commensali e ne trovò uno che non era vestito della veste bianca, e lo cacciò fuori, perché alla mente del Signore bisogna stare con la veste bianca, con la grazia di Dio. E allora è un punto molto importante questo: essere sempre in grazia di Dio, vivere sempre in grazia di Dio. E se dovessimo peccare, ecco, c'è il sacramento della riconciliazione. Se dovessimo peccare venialmente, ci sono tanti altri mezzi per riconciliarsi con il Signore. Vivere abitualmente nella grazia di Dio. Queste sono le vesti bianche con cui dobbiamo coprire la nostra nudità. È la veste di Cristo, è la giustizia di Cristo con cui ci presentiamo al Padre, ma è anche la purezza della mente, del cuore e del corpo. Le vesti bianche sono appunto questa purezza che noi domandiamo a Dio, la purezza della Vergine Madre che deve riflettersi nei figli. Nei nostri gruppi deve esserci il culto della purezza. Se noi siamo banditori del mondo della purezza, se noi ci presentiamo agli altri uomini come i cultori della purezza, noi saremo più incisivi nella mentalità degli uomini, perché oggi questi valori vanno così diminuendo, e se noi tuteliamo questi valori, se portiamo così in alto questi valori, gli uomini punteranno gli occhi su di noi e potranno aprire questi occhi e vedere che quello che noi diciamo è veramente giusto. Per cui bando, come dice l'Apostolo, nei nostri gruppi a ciò che è stato in turzaggine, parole cattive, allusioni cattive, quanto poi alla fornicazione neanche se ne parli in mezzo di voi, nel vostro vocabolario non deve esistere. Non esistono pensieri cattivi, sentimenti cattivi, parole oscene. La purezza deve essere splendente nei vostri gruppi. Questo noi dobbiamo tutelare, perché siamo sempre esposti, e il mondo che non è puro, quando ci vede e ci sente, può anche trarre scandalo dal nostro modo di comportarci.
Nel nostro modo di comportarci abbiamo una certa libertà, ma questa non significa libertinaggio. Questo esige da noi una maggiore vita interiore, perché se noi usiamo un modo così molto affabile di trattarci, se noi ci abbracciamo, ci baciamo, tutto questo esige che il substrato sia solido, sia un substrato di vita pura, di fede provata, di moralità eccellente, perché se questo non ci dovesse essere, le nostre manifestazioni sono scabrose, sarebbe un pericolo per noi e un cattivo esempio per gli altri. E allora sono consentite le manifestazioni di fratellanza, di amore tra di noi, soltanto nella supposizione che la nostra vita spirituale è di alto grado, che la nostra purezza è eccellentissima, che i nostri sentimenti sono tutti sentimenti belli, che in noi domina l'amore di Cristo e l'amore per i fratelli, che è lo stesso amore di Cristo. Se così non dovesse essere, bando agli abbracci, bando ai baci, perché sarebbero espressione non dell'amore di Dio, ma di un certo amore umano. Tutto questo sia chiaro nei nostri gruppi, e nel nostro gruppo in particolare. Finalmente il Signore vuole che noi compriamo il collirio. Cos'è il collirio? Serve per gli occhi, per vederci bene. Guardate, il collirio illumina gli occhi. Se noi abbiamo una luce di fede, e allora tutto apparirà diversamente. Noi avremo il pensiero di Cristo e il giudizio di Cristo. Vedremo con gli occhi della fede cose che noi non vediamo con gli occhi umani. Allora bisogna che noi acutizziamo la vista e vediamo oltre quelle che non vediamo con gli occhi della carne. È un aumento della nostra fede, in modo che vediamo tutto nella luce del Signore, vediamo oltre. Allora attergere gli occhi da ciò che è immondo, dice la Scrittura, dice Gesù, tutto è immondo per i mondi, tutto è puro per i puri. Ma se il tuo occhio è malato, tutto il tuo corpo è malato. Se il tuo occhio è impuro, tutto è impuro il tuo essere. E allora la purezza degli occhi, la intenzione nostra deve essere sempre retta e deve essere agganciata alla fede. Tutto quello che noi facciamo deve essere una conseguenza della fede, della fede che è dono di Dio, che è partecipazione alla visione del Verbo. Questa fede sarà coronata un giorno dal lume della gloria, ma finché noi viviamo in questo mondo, noi viviamo di fede. Il mio giusto vive di fede. Vedere tutto in Dio, guardare tutto in Dio. Il fratello e la sorella che tu vedi, secondo la carne è questo o quell'altro fratello, ma secondo lo Spirito è figlio di Dio, è fratello tuo, è fratello di Cristo. Tu lo accetterai come figlio di Dio, come fratello tuo, come fratello di Cristo. Che significa guardare con gli occhi pieni di collirio? Io ero malato e voi siete venuti a visitarmi. Io ero carcerato e mi avete soccorso. Ero affamato, ero assetato, ero ignudo, ero ospite, cioè ero pellegrino. Vedere con gli occhi della fede e vedere nel fratello e nella sorella Cristo presente. Cristo che cammina con noi, saper vedere Cristo nel fratello, significa saperlo rispettare perché è Cristo, e saperlo aiutare perché è Cristo nel bisogno, e saperlo trattare bene perché quel fratello è Cristo.
Ecco che significa avere gli occhi col collirio, gli occhi belli, sempre luminosi, illuminati dalla luce della fede. E se noi abbiamo da Cristo queste tre doni che dobbiamo comprare col nostro sacrificio, se abbiamo l'amore, se abbiamo la grazia e la purezza, se abbiamo la fede illuminante, noi possiamo camminare bene. E la nostra, così, chiedere che il nostro torpore daranno luogo all'amore di prima, daranno luogo alla vera vita. Allora i nostri nomi noi li potremo leggere nel libro scritto che è davanti a Dio e che l'agnello soltanto può aprire e può leggere. Allora i misteri di Dio saranno rivelati a noi. Ti ringrazio, Padre, che hai nascosto queste cose sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Allora tutto il mondo sarà visto in un'altra luce. Allora noi ci entreremo al banchetto delle nozze. Apri la porta, perché io busso, fammi entrare. Allora noi siederemo insieme con Cristo sul suo trono, noi mangeremo insieme con Lui e la nostra vita carismatica sarà il preludio della vita eterna. Amen. Amen.